Buonasera, grazie di essere venuti alla presentazione del libro di Andrea Mauri, L'ebreo venuto dalla nebbia, Venezia e Roma, due storie di Ghetti. Io conosco Andrea da tempo, è uno scrittore veramente bravo. Tra l'altro in questo libro lui ha fatto un miracolo, lui non è ebreo, ma ha ricostruito in maniera molto romanzata, senza falsare la verità storica, due storie che di fatto non gli sono, cioè non gli appartengono, però le ha descritte come se appartenessero al suo mondo. Quindi prima Venezia e poi Roma, nella Venezia del 500, tra l'altro con l'istituzione del primo ghetto italiano, mi sembra, e poi successivamente la storia di Roma. Le storie sono in questo modo, hanno un collegamento ideale, perché la prima storia di Mosè Conegliano è la storia di un ragazzo, di questo Marco Rinaldi, che è uno studioso e è andato a cercare qualcosa a Venezia, e Mosè Conegliano, questo ebreo venuto dalla nebbia del passato, ma dalla nebbia anche dalla confusione, dalla nebbia della ricerca, gli si fa vivo e lo invita ad andare con lui, e poi Andrea ci spiegherà perché. La seconda parte del libro racconta la storia di Antonia Del Monte, che è una ragazza ebrea praticamente, che viene rinchiusa nella casa dei catecumeni dei neofiti, nella Santa Maria a Monte, giusto? Santa Maria a Monte, sì. Sì, a Monte, scusate. E per la conversione forzata, perché era tipico di quell'epoca, per alcuni ebrei essere sottoposti a questa forma di costrizione particolarmente grave, quello che adesso si chiamerebbe tranquillamente sequestro di persona. La responsabile dell'archivio delle comunità ebraiche, che venivano offerti dalla famiglia, cioè era un ebreo che si convertiva spesso per sfuggire alle persecuzioni o per avere diritto a dei benefici, perché gli ebrei convertiti avevano diritto comunque a una dote, a dei possedimenti, a un lavoro migliore, perché gli ebrei avevano saputo che non potevano svolgere determinati lavori, e offrivano dei membri della famiglia. Quindi un ragazzo, tale Sabato Cohen, andò a convertirsi al cristianesimo e offrì questa ragazza, questa Antonia Del Monte, dicendo che era la sua fidanzata. Ora, se sia vero, se fosse un fidanzato respinto che per rabbia, come sembra più probabile, avesse tirato fuori questa storia, non lo sappiamo. Quello che è certo è che lei effettivamente venne prelevata, condotta in questo posto, e poi leggeremo dei brani e capiremo che cosa effettivamente gli è accaduto. No, tra l'altro mi sembra in mente l'altra cosa, l'altro fascino del diario è che non solo non si sa bene chi l'ha scritto, ma poi è stato ritrovato casualmente in un brigantiere nel ghetto, perduto, ritrovato così come se, cioè, dalla storia fosse uscito e riemerso, no, non dalla memoria. Infatti è molto particolare questa storia. I famosi libri perduti. Devo dare un messaggio. Comunque l'originale del diario è a Gerusalemme, detenuto da una famiglia privata. Noi abbiamo la ricostruzione praticamente ricopiata a mano degli inizi del Novecento. Sì, perché adesso non mi ricordo, dunque sono tre, adesso vado veloce, sono tre, la prima edizione grazie a Sermoneta, che nel 1989 ha pubblicato per la prima volta, cioè l'ha recuperato, l'ha tradotto, cioè era scritto in italiano, però c'erano delle parti in ebraico, quindi insomma ha sistemato il testo e l'ha pubblicato per la prima volta, e poi dopo successivamente è stato ristudiato e riapprofondito da altri studiosi, proprio per vedere quali sono, no, per capire quale sia la genesi di questo testo. Mentre invece il primo racconto, quello del ghetto di Venezia, è di pura finzione. I grandi macchinari per la stampa lavorano a pieno regime. Al martellante battere degli ingranaggi sugli assi che ruotano al ritmo di una musica misteriosa contenuta in ciascuna pagina del libro in formazione, si sommano le voci alte e differenti degli addetti alle macchine che con ordini precisi seguono il processo di pubblicazione di tutte le fasi per evitare che un errore sottovalutato metta in crisi il complesso meccanismo di fissazione delle idee nero su bianco. Dalle grandi vetrate, punte di luce affilate come strisce d'inchiostro si impastano con particelle invisibili, spruzzate nell'aria dalla frizione degli ingranaggi metallici. Si incontrano in alto, verso il soffitto della stamperia. Si caricano di inchiostro invisibile e precipitano come dardi infallibili sui fogli di carta da forgiare. «Questa è la magia della stampa!» urla Mosè Conegliano voltandosi su se stesso per timore di non essere sentito. «Questa è la magia di Venezia!» ripete compiaciuto ora a voce più bassa. «Questo è il luogo dove le lettere si incontrano, si organizzano e si dispongono in fila come soldatini obbedienti in attesa di essere trasformate in pensieri. Che gliene pare, signor Rinaldi?»
La voce di Mosè Conegliano si aggiunge al lavorio incessante di quella grande sala. Sono concentrato a fissare alcune copie del volume impilato a terra. Non sento la domanda. Mi accorgo che quel libro è lo stesso sfogliato qualche giorno prima in biblioteca. È la nostra ultima fatica, la versione integrale del Talmud babilonese.